Ci siamo? Onorevole Leva. Grillo. Ci siamo? Bene, la votazione è chiusa. Presenti 405, votanti 301, astenuti 104, maggioranza 151, favorevoli 286, contrari 15. La Camera approva, siamo all'articolo 5. Gentile relatrice, i pareri. Grazie Presidente. I pareri agli emendamenti all'articolo 5 sono tutti contrari. Grazie il Governo. Conforme alla relatrice. Bene, passiamo al primo emendamento che è il 5.1 colonnese. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con il parere contrario del Governo, della Commissione e anche della Quinta Commissione. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Oliverio, Fitzgerald, Palma. Giorgio Piccolo. Onorevole Piccolo, ha votato? No. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 404, votanti 378, astenuti 26, maggioranza 190, favorevoli 97, contrari 281, la Camera respinge. 5.50 Nicchi, parere contrario, relatore e Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Coppola, Lodolini, Micillo, Tancredi, l'onorevole Coppola ancora non riesce a votare, Coppola, eccoci. Altri? Io non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 398, votanti 325, astenuti 73, maggioranza 163, favorevoli 69, contrari 265, la Camera respinge. Siamo al 5.4 colonnese, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore e Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Gianmanco. Covello. Altri? Casu. Lauricella. Casu ha votato. Lauricella ha votato. Fabbri no. Bene. La votazione è chiusa. Presenti 409, votanti 377, astenuti 32, maggioranza 189, favorevoli 115, contrari 262. La Camera respinge. Siamo al 5.5 di vita. Onorevole Cozzolino, prego. Dichiaro voto favorevole del Movimento 5 Stelle, grazie. Titolo personale, onore di vita. Sì, Presidente, semplicemente perché vorrei capire la ragione per cui in Commissione alla Camera in prima lettura ci avete detto che la creazione di nuovi organismi è quanto di più diciamo lontano dalle esigenze dei cittadini, perché i cittadini non ne possono più di sentire sempre creare nuovi organismi, e quindi ci avete giustificato in questo modo il no alla nostra proposta di istituire, anzi ripristinare, l'Agenzia per il Terzo Settore, che si potrebbe occupare anche di volontariato o comunque potrebbe lavorare in coordinamento con i centri di servizio. E alla fine però in Senato spuntano, c'è una proliferazione incomprensibile di questi nuovi enti che avevate detto che gli italiani erano stanchi di